altre sorprese nel corso di questa finale. Intanto una delle atlete che ormai da nazionale vi è da numerosi anni, portacolori della Fiamme Oro, Francesca Daidda, e con lei, con la sarda, entriamo con l'atleta sarda, entriamo nel primo gruppo di merito. Atleta che vi anticipiamo di un'eleganza incredibile, grande fluidità, grande scivolamento, leggerezza e guardate che belle verticali nell'apertura. E ieri una bella medaglia d'argento con Manila Flamini, nel duo ovviamente. Questa è The Sound of Silence nella versione di Disturbed. Francesca è atleta che trovo che sia cresciuta molto in quest'ultimo anno. Sì, direi negli ultimi due. Negli ultimi due, sì. Concordo. Di un'eleganza veramente naturale, si vede che il suo ambiente è l'acqua, non scivola con grande disinvoltura nella vasca, presenta parti anche molto difficili, totale assenza di sforzo apparente, guardate questo passaggio. Riesci a spiegartelo, Patrizia, questa crescita così impetuosa dell'atleta sarda in questi due anni? Come nazionale negli ultimi 4 anni abbiamo decisamente cambiato modo di lavorare e quindi questo secondo me se lo portano dietro tutte le atlete della nazionale. Poi nel nuoto sincronizzato il fatto di avere qualche anno di più è molto importante perché comunque hai interiorizzato negli anni movimenti e gestualità che sicuramente quando diventi donna riesci a esprimerlo anche in un modo diverso. C'è qualche un altro oltre Francesca Daidda che ti ha impressionato in questo ultimo periodo per la crescita tecnica? In generale tutte le ragazze della nazionale mi hanno impressionato e quello che mi stupisce è che la stessa Manila, la stessa Mariangela continuano a migliorare. Roberto Bonani è il direttore tecnico del settore acqua della polizia, quindi delle Fiamme Oro. Una bella finale quella di Francesca Daidda, che lotta per una medaglia, è terza già l'anno scorso, terza dopo le qualifiche. C'è un bel sorriso, ci rasserena, visto l'inconveniente che c'era stato nella fase dell'eliminatorio, dove Francesca è stata tra le tante atlete, perché in effetti c'è stato qualche malore, è stata aiutata nella fase di uscita perché è veramente affaticata. Francesca quest'anno non è stata tanto bene, ha avuto nella prima parte della stagione una mononucleosi, quindi cioè comunque è stata debilitata e nonostante questo Francesca ha continuato ad allenarsi e avete visto comunque come ha nuotato, quindi è una di grandissimo spessore. Brava la 26enne delle Fiamme Oro, della nazionale, eccola qua che sta salendo sul bordo vasca, a sentire quello che sarà il suo giudizio. Ve lo anticipo già, è già migliorata di mezzo punto, 88.567. Soddisfazione per Daidda, 26.3 la parte esecutiva, l'impressione artistica 35.867, quasi 36 punti, 26.4 di difficoltà. E quindi prende